Simone, grande sofferenza ma grande gioia, insomma, stasera puntava solo vincere, cioè andare là, poi gli altri discorsi non vuoi. Sì, ovviamente noi volevamo fare una partita come tutte le altre da protagonisti, però in questi momenti qua quello che conta è il risultato finale complessivo delle due gare, quindi sapevamo che alla fine, nonostante la sconfitta di oggi, il nostro traguardo era arrivato e quindi forse non abbiamo fatto la miglior partita della stagione a livello di cose proposte, però la cattiveria che ci abbiamo messo, gli interventi che abbiamo fatto, penso a Vignale all'ultimo minuto dentro l'area piccola quasi che salva una palla che sarebbe stata gol, è veramente qualcosa che poi ci fa godere questa qua molto di più, perché quando le cose arrivano lottando, partendo dall'ultimo posto in classifica, come si è detto tante volte, arrivare fino in fondo sono le cose che valgono di più, che si godono di più e che si festeggiano di più. Hai fatto delle parate stasera, tante volte ti è capitato di non farne, magari subire anche dei gol, se sei fatto delle parate importanti, ovviamente c'è soddisfazione anche per questo. Sì, nell'ultima, soprattutto dopo il lockdown, abbiamo incontrato squadre che magari avevano obiettivi diversi dai nostri, quindi pensavano più che altro a chiudersi dietro, a cercare di non concederci gol, e quindi sono stato un po' meno impegnato del solito. È capitata qualche partita in cui, nonostante il poco impegno, alla fine abbiamo subito gol. E ovviamente per un portiere non è bello essere poco impegnato e subire gol, però alla fine i risultati ci hanno portato a giocare i playoff da protagonista, da terza in classifica, e quindi con i vantaggi del caso che stasera siamo riusciti a sfruttare. E niente, oggi è stata una partita un po' più impegnativa per me, ma ovviamente, come è normale che sia, venendo dal vantaggio dell'andata, è normale che contro squadre così forti, con giocatori che possono risolvere in qualsiasi momento, il portiere sia un po' più impegnato. Però il merito è di tutta la squadra, perché, come ho detto prima, il salvataggio di Vignali, come ce ne sono stati tanti altri, già nella partita d'andata, vuol dire che tutta la squadra ha un'identità precisa. Quando vuole fare gol, facciamo gol con tutti, a partire dai difensori, e quando dobbiamo difendere, difendiamo tutti. Tu sei in prestito, la domanda è d'obbligo, insomma, ti vedi ancora qui il prossimo anno a difendere i pali dello Spezia in Serie A? Assolutamente sì, la mia volontà c'è tutta. Ovviamente il regolamento quest'anno è stato un po' particolare, quindi si è arrivati alla data del riscatto prima della finale, che è una cosa un po' quasi assurda, mi verrebbe da dire, però ovviamente la mia volontà è tutta quella di rimanere qua. Ho parlato in questi giorni col direttore, anche da parte della società c'è la stessa volontà, quindi sono convinto che alla fine in qualche modo una soluzione si troverà, perché è la cosa migliore per tutti, è la cosa che vogliamo sia io che la società, e quindi alla fine ce la faremo. Grazie, grazie a voi.